ricordo molto volentieri la mia infanzia trascorsa dai nonni quando all'Epifania arrivavano i cantori per la Pasquella. Oggi è tutto cambiato perché questa tradizione molto antica, la nonna che usciva incontro a queste persone, offriva loro del vino e dei dolci come fatti in casa. Ma loro non si accontentavano di questi dolci che offriva la nonna e del bicchiere del vino. Volevano ancora ben altro e continuavano a suonare. Suonavano fin quando la nonna non usciva, portando loro una treccia di salsicce e allora a quel caso soddisfatti, suonavano ancora più contenti, ma allo stesso tempo dopo un po' se ne andavano, insomma, sono qui la storia finita. Fanno un po' scena, anche fanno spettacolo. Una volta questi cantori erano vestiti molto modestamente, c'erano questi mantelli, Mantelli soprattutto in Romagna, c'era proprio il mantello, anche qui forse, sì, no? al posto del cappotto. Era al posto del cappotto, no? Per riparare le spalle. E siccome poi gli inverni erano molto più freddi di quello di oggi, A questi erano fatti, ben che poi oggi sono tutti cambiati perché quella volta erano solo due o tre cantori, mentre oggi sono dei gruppi molto numerosi, organizzati. organizzati, ma che provengono poi dalla regione, anche fuori regione, perché la Pasquella di quest'anno è di Maria e di San Giovanni, di Maria la Verginella, giù ti siamo, la Pasquella. Thank you.